Il titolo dell'intervento di questa tavola rotonda è sviluppare nuove forme di partecipazione democratica per coniugare l'equità sociale con la compatibilità ambientale. A parlare e a intervenire all'interno di questo dibattito coordinato da Maurizio Ballante abbiamo il presidente di Slow Food Italia, Gaetano Pascale, per cui farei un applauso. Abbiamo il professor Giuseppe Buffon, che è un professore di storia dell'Università Antonianum e che coordina anche la rivista e gruppi di ricerca, nonché il gruppo di studio sull'enciclica, di cui poi Maurizio parlerà, che è stato un momento estremamente importante ovviamente per il Movimento per la Decrescita Felice. Con l'occasione prendo 30 secondi per fare un ultimo ringraziamento a tutti i volontari che sono qui oggi da tutta Italia, sono 20 circoli che sono venuti qui a donare allegria, riflessioni, divertimento, eventi, incontri, un dono che è stato fatto grazie appunto a tutti i volontari e ai soci. A fare un ringraziamento speciale chiamo la coordinatrice e la portavoce del circolo MDF di Roma, che sta scappando in questo momento, che è Laura Pedarin. Grazie. Sono felicissimi di questi due giorni che ci ha veramente fatto provare qui con passione, con cuore, con entusiasmo. E io veramente ringrazio tutto il circolo di Roma perché è stato eccezionale. Abbiamo avuto un ufficio stampa che ha lavorato tantissimo, adesso sta facendo delle dirette meravigliose, abbiamo volontari che stanno fuori continuamente dando informazioni, abbiamo avuto tanta diffusione, abbiamo avuto veramente anche dagli altri circoli tanta partecipazione e tanta condivisione, e per cui ringrazio poi soprattutto la nostra presidente, perché anche lei il suo entusiasmo è sempre attivatore di reciproche energie, e vi auguro di seguire questo intervento con presenza, con attenzione, e credo che sia un momento importante anche di confronto appunto con altri presenti, che possono raccogliere il messaggio che da ormai 10 anni appunto il Movimento per la Decrescita Felice cerca di diffondere e di promuovere. Quindi ringrazio anche io a mia volta Maurizio e gli altri relatori, e vi auguro buon ascolto e buona continuazione, e grazie. Buonasera, innanzitutto devo dire che sono un po' emozionato. Anche se sono abituato a parlare in tanti incontri, vedere dopo 10 anni che questa realizzazione del movimento mi fosse molto piacere, molta gioia. Se pensate che è tutto basato sul volontariato ed è stata, diciamo, iniziata le preparazioni 2 mesi fa, trovo che è proprio straordinario. Noi siamo diventati attrattori di energie sane, perché nel nostro paese ci sono tante persone belle che ancora credono nel bene comune, che ancora credono nella possibilità di raddrizzare le sorti non solo del nostro malandato paese, ma di tutto il mondo. Io partirei dicendo, insomma, ricordando brevemente quali sono le scadenze gravi che abbiamo davanti a noi. Cioè, sapete che la prima è l'effetto serra, il cambiamento climatico. A Parigi, alla COP21, si sono accordati, dopo discussioni faticosissime, su un obiettivo di controllare l'aumento della temperatura terrestre entro il 2100 di 1,5 gradi, cioè massimo 2 gradi. Bene. Com'è la situazione? La situazione è che qualche settimana fa il gruppo di studio delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici ha dato l'informazione che siamo arrivati a un aumento di 1,2, quindi se è 1,5 il massimo che si proponeva entro il 2100, ci siamo già, va bene? Ma questo 1,5 è veramente risolutivo? Nel secolo scorso la temperatura della Terra è aumentata di 0,8 gradi e ha messo in moto i cambiamenti climatici di cui abbiamo appena cominciato a sentire le conseguenze. 1,5 è il doppio di 0,8, quindi non mi pare che sia un grande risultato, ammesso che si raggiunga questo risultato qua, perché non solo ci siamo avvicinati pericolosamente già a 1,5, ma il processo si sta accelerando, non sta diminuendo.
Perché se nel secolo scorso la temperatura è aumentata di 0,8 gradi e adesso siamo a 1,2, vuol dire che negli ultimi 15 anni, 16 anni è aumentata di 0,4. Quindi c'è un'accelerazione. La situazione è molto pericolosa, ma sembra che non interessi a nessuno. Non c'è nessuno di chi si occupa a livello politico, giornalistico, produttivo, industriale, che faccia la minima attenzione a questo problema. Quando è un problema non soltanto grave, ma un problema che se lo si affrontasse nella maniera che noi sosteniamo della decrescita, potrebbe anche aiutarci a superare la crisi economica e la crisi occupazionale. Questo è un aspetto. Un altro aspetto è, sapete che l'overshoot day, cioè il giorno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse rinnovabili che la Terra rigenera nel corso di un anno, è stato verso il 15 agosto, 16, non so quando. 10 anni fa era il 15 settembre, 20 anni fa era il 15 ottobre. Ora è chiaro che se l'umanità consuma più risorse rinnovabili di quelle che la Terra rinnova attraverso la coscienza ciclofiliana, non c'è futuro per l'umanità. E poi voglio ricordare ancora il fatto che in tutti gli oceani galleggiano masse di rifiuti di plastica, di bottiglie di plastica che sono grandi come gli Stati Uniti, che qualche mese fa è stato ritrovato nel mare del Canada un vasetto di yogurt che era stato prodotto per le Olimpiadi di Montreal, completamente intatto, con stampigliato sopra, diciamo così, il marchio per cui era stato prodotto. Se pensiamo all'uso dei pesticidi e tutte queste, c'è veramente da essere preoccupati. E noi riteniamo che tutti questi problemi che mettono in discussione il futuro stesso dell'umanità, no? I giornalisti a volte dicono stiamo rovinando il mondo, non è così, perché in epoche geologiche passate l'equilibrio della Terra erano diversi, stiamo rovinando quell'equilibrio che ha consentito lo sviluppo della specie umana. La Terra troverà altre forme di equilibrio, va bene? E stiamo danneggiando noi stessi. Allora, noi crediamo che fino a quando l'economia sarà finalizzata alla crescita della produzione di merci, a che richiede consumi sempre maggiori di risorse, consumi sempre maggiori di energia, emissioni sempre maggiori sia di sostanze metabolizzabili come le anidride carbonica, sia di sostanze non metabolizzabili come sostanze di sintesi chimica, questi problemi non saranno risolti. E allora quello che ci poniamo è possibile progettare un futuro in cui l'abbandono della finalizzazione dell'economia alla crescita possa avvenire senza creare dei traumi sconvolgenti non soltanto per i paesi occidentali, ma consentendo ai paesi poveri di avere più risorse a disposizione? Sembra quasi un obiettivo impossibile da raggiungere questo, però noi siamo fiduciosi che si possa raggiungere. Quello che occorre è un cambio di paradigma culturale. Cioè, abbiamo la sensazione che stia finendo l'epoca storica cominciata 250 anni fa con la rivoluzione industriale. Questa epoca storica ha costruito la sua cultura, ha costruito il suo sistema di valori. Questo sistema di valori sta entrando in crisi, perché un numero sempre maggiore di persone si rende conto che così non può più andare avanti e si rende anche conto che non bastano delle riforme di carattere politico, di carattere tecnologico e così via, senza un cambiamento totale. Qualche miglioramento dal punto di vista tecnologico si può anche ottenere, ma se non cambia la nostra mentalità, non saremo in grado di mettere in moto quello slancio che ci consente di aprire una diversa fase storica per l'umanità. E se non si apre una diversa fase storica per l'umanità più avanzata di quella che abbiamo vissuto, l'altra soluzione è il crollo, è il collasso. Non è la prima volta nella storia dell'umanità che succede una cosa di questo genere. L'impero romano è finito con un collasso. Un collasso oggi sarebbe molto più drammatico che non quello che è stato, che non sia stato la caduta dell'impero romano. Allora, in questo cambio di paradigma culturale diventa importante che noi abbiamo un orizzonte a cui tendere. Cioè, nessuno di noi sa, neanche le persone più motivate, come avverrà, se avverrà questo passaggio di paradigma. Sarà un processo lungo, sarà un processo difficile, sarà un processo doloroso, ma dobbiamo avere degli obiettivi finali a cui tendere, no? Secondo, diciamo, quell'interpretazione dell'utopia che c'è in un libro molto bello, in un testo molto bello del scrittore uruguaiano Galeano, dice: mi dirigo verso l'orizzonte
faccio un passo in avanti, l'orizzonte si allontana di un passo. Faccio tre passi, l'orizzonte si allontana di tre passi. Cioè, ma allora a che serve l'orizzonte, a che serve l'utopia? Serve a indicarci la strada. Questo non ci serve. Allora, oggi il tentativo nostro è questo, di cercare di capire come si può arrivare all'orizzonte a cui tendiamo, che per noi, come è scritto nel titolo di questa relazione, è caratterizzato da due elementi di fondo. Il primo è la compatibilità ambientale, perché se non c'è compatibilità ambientale non c'è nessuna prospettiva di futuro. E il secondo è l'equità. L'equità l'ho messo per secondo, perché se l'umanità andasse verso il collasso, che ci vada in condizioni di equità o che ci vada in condizioni di iniquità non cambia molto, no? Diventa molto importante non andare al collasso, ma per non andare al collasso ci vuole un'equità che non è l'equità che è stata sostenuta dalla sinistra da quando è apparsa storicamente nel corso della Rivoluzione francese, nel corso dell'Assemblea Costituente. Cioè la sinistra ha interpretato storicamente l'esigenza all'equità, che c'è sempre insita nell'animo umano, ma gli ha dato le connotazioni tipiche dell'epoca del mondo di produzione industriale. E questa, noi abbiamo visto che questa situazione di equità, che si rivolgeva soltanto agli esseri umani, non ha funzionato. E quindi la condizione di equità che noi vorremmo sostenere deve allargarsi a tutti gli esseri viventi. Dobbiamo superare la concezione antropocentrica, di pensare che tutti gli altri viventi sono stati fatti per noi, specie umana. Dobbiamo superare la concezione che gli esseri umani non facciano parte della natura. Io dico, chiunque di voi, istintivamente, se vi dico pensate alla natura, pensate agli alberi, pensate alle piante, pensate agli animali, ma non pensate agli esseri umani. Noi siamo parte della natura. E siamo legati strettamente con tutti gli altri viventi, come superando la concezione antropocentrica teorizzata da Cartesio, ha detto il medico e biologo tedesco Ernst Haeckel nella seconda metà dell'Ottocento, fondando l'ecologia, la scienza delle relazioni di tutti i viventi tra di loro e con i fattori abiotici dei luoghi in cui vivono. Soltanto per capire come questo è così importante, la respirazione di tutti gli esseri viventi, quindi anche gli esseri umani, è uno scambio con la vegetazione. Noi quando respiriamo, espiriamo ossigeno ed espiriamo l'anidride carbonica. La vegetazione con la fotosintesi clorofilliana assorbe l'anidride carbonica e diventa ossigeno. È tutto strettamente legato. Tutto strettamente legato. Allora, no, l'equità non può non coinvolgere tutti gli altri esseri viventi. Se si cerca di una maggiore equità tra i viventi, a scapito di una sofferenza maggiore degli altri esseri viventi, si aggrava anche l'iniquità nei confronti dei più poveri degli esseri umani. Su queste cose, diciamo così, l'enciclica di Papa Francesco è straordinariamente chiara. Questo è il primo elemento molto importante da prendere in considerazione. E a me, insomma, piace molto il fatto che questo Papa abbia scelto il nome di Francesco, abbia dato il titolo alla sua enciclica in questa maniera. Io non credo che si possa così pensare che noi decrescenti abbiamo avuto, diciamo, degli ispiratori precedenti a un'economia della crescita, perché non ha senso secondo me. Però c'è un pensatore che è un decrescente prima della crescita economica ed è San Francesco. Ha fatto un downshifting, si chiamerebbe oggi, no? Il papà era un protocapitalista, non voleva che i francescani, andando a elemosinare, ricevessero soldi, ma doveva scrivere cose da mangiare, cose da coprirsi, da vestirsi, cioè beni e non merci. Voleva che i frati nei loro conventi avessero l'orto dove coltivavano le cose da mangiare. Sono le stesse cose che noi diciamo oggi, ma che hanno una lunga, diciamo, tradizione nella storia dell'umanità. Voleva che in ogni orto ci fosse uno spazio per il selvatico, perché tutte le specie potessero moltiplicarsi senza intervento umano, no? Ecco, ora questi sono elementi, diciamo, importanti che noi vorremmo recuperare. Sono molto contento, personalmente sono molto contento che il Papa nella sua enciclica abbia messo questi elementi qui che io ho cercato di ricordare. E accanto alla, diciamo, attenzione dell'equità estesa a tutti gli altri viventi, che è l'unica maniera di rendere l'equità anche tra gli esseri umani, l'altro elemento che dobbiamo tenere presente è l'equità nei confronti delle generazioni a venire. Non ci pensiamo più,
pensate, tutte le politiche che puntano allo sviluppo del debito pubblico keynesiane sono politiche che non si rendono conto che l'aumento del debito di denaro è un epifenomeno dell'aumento del debito nei confronti della natura, è un epifenomeno dell'aumento del debito nei confronti delle giovani generazioni, e dobbiamo recuperare quell'elemento centrale della cultura contadina, no? Per cui i vecchi contadini piantavano alberi di cui non avrebbero mai mangiato i frutti, lo facevano per i loro nipoti e lo facevano perché quando erano bambini avevano mangiato frutti di alberi che non avevano piantato. Ecco, queste sono le cose su cui dobbiamo cominciare a costruire il nuovo paradigma culturale. E abbiamo invitato per ora due persone, ne verrà la terza, l'assessore del Comune di Roma, un francescano che insegna teologia, filosofia, storia all'Università Francescana Antoniano di Roma, che ha coordinato un gruppo di lavoro che ha studiato l'enciclica e con contributi di studiosi di tutto il mondo, e abbiamo il presidente nazionale di Slow Food, un'associazione ben più importante della nostra, ben più antica della nostra, che ha fatto un lavoro straordinario nel recuperare gli elementi della cultura tradizionale che erano stati umiliati e vilipesi da una modernità finalizzata all'industrializzazione e alla mercificazione. Ecco, io penso che queste due persone ci possono dare un contributo molto importante a definire questo orizzonte. L'ultimo concetto che voglio dire è questo: non possiamo guardare soltanto alla costruzione di un orizzonte culturale diverso, perché nel frattempo la crisi avanza, nel frattempo ci sono tentativi continui, no, di peggiorare le condizioni del mondo, sono assalti in continuo nei confronti dell'equilibrio ambientale, le grandi opere, il TAP, la TAV, le autostrade, gli inceneritori. Avete visto a Pomezia cosa è successo, l'assessore non è presente perché ci sono tutti i problemi di Pomezia da affrontare e da risolvere. Dobbiamo trovare anche, noi abbiamo sempre detto che non ci occupiamo di politica in prima persona, che non abbiamo la voglia di sostenere nessuno che si occupi di politica in prima persona, abbiamo il bisogno di dare delle idee e di sostenere chi sta facendo argine e barriera nei confronti degli assalti all'ambiente che ci sono oggi. Non possiamo soltanto guardare a quello che succederà, perché magari mentre noi stiamo pensando al futuro ci sono nel momento presente degli attacchi molto forti. Allora dovremo capire in che maniera possiamo sostenere tutti i movimenti e tutti quei soggetti al di fuori dei partiti politici tradizionali che stanno facendo argine e barriera. Ecco, questo duplice compito, fare argine e barriera agli assalti attuali e contemporaneamente progettare il futuro, è il compito su cui vogliamo chiedere il contributo dei due ospiti che abbiamo oggi, scegliendo come volete. Cominciamo con Nino Pascale di Slow Food e poi sentiremo il contributo del professor Buffon. Grazie Maurizio, per me è veramente un grande piacere essere qua con voi oggi. Io nutro, da tempo grande stima verso il movimento della decrescita felice. Abbiamo avuto modo e occasione con Maurizio di scambiare più volte delle impressioni su questa nostra società. Quindi essere qui oggi per me intanto è un motivo di soddisfazione, perché credo che la nostra associazione abbia molti punti in comune e di sintonia con il movimento della crescita felice. E poi perché, i tuoi stimoli, le tue riflessioni sono sempre occasione di crescita e di ulteriore analisi e anche proposta, mi sento dire. Vediamo se riusciamo attraverso questi incontri a maturare delle idee che possano trovare forza nella nostra società. Perché di questo si tratta. Oggi viviamo, lo hai detto molto bene, viviamo un contesto dove, se guardiamo tutto quello che accade in termini di sostenibilità ambientale, di equità sociale, di rispetto dei diritti, non abbiamo molti motivi per gioire. Eppure lo scopo delle persone sulla Terra dovrebbe essere quella di stare bene, di provare a gioire.
E tutto questo è il nome molto spesso proprio del dio denaro, no? Della necessità in qualche modo di inseguire un successo, e il successo è sempre misurato in economia, ecco. Oggi per fortuna c'è come dire, un pensiero che inizia a mettere in discussione questo principio che ha, come dire, alimentato i movimenti delle persone fino a oggi. Probabilmente è arrivato il momento di provare a invertire la rotta. Però per invertire la rotta, ecco, è necessario sicuramente, come dicevi tu, un cambio di paradigma culturale, no? Perché se sono poche le persone che si preoccupano della direzione che sta prendendo il mondo, tu accennavi al cambiamento climatico, un dramma enorme. Tra l'altro il cambiamento climatico è ancora più grave nel momento in cui accentua la diseguità e le diseguaglianze, perché i popoli più penalizzati sono i popoli che non hanno contribuito al cambiamento climatico, ma sono anche i popoli più fragili del nostro pianeta. Quindi c'è una doppia beffa ai danni dei più fragili. Quindi in questo contesto lottare per arginare, mitigare i cambiamenti climatici deve essere sicuramente un dovere dei cittadini. Devo dire, non basta, no? Non può essere, i cittadini da solo non potranno mai, ecco, arrestare questa deriva in qualche modo. Come l'altro elemento, anche qua tu hai fatto riferimento alla necessità di prenderci cura della natura a 360 gradi, e io dico, l'approccio ecologista è l'unico che consente di essere generosi, ecco, di mostrare generosità a 360 gradi, perché ci prendiamo cura di tutti gli esseri viventi, ma soprattutto rispettiamo i diritti degli esseri viventi che verranno dopo di noi, che sono altrettanto importanti, non perché non li vediamo sono meno importanti. Allora, su questo elemento, mi concentro un po' anche su quella che è l'attività di Slow Food, perché per noi, uno strumento formidabile per mitigare i cambiamenti climatici è proprio la difesa degli equilibri naturali e quindi della biodiversità. Purtroppo la biodiversità è stata mortificata dal produttivismo, e lo è tuttora, anche attraverso, una ricerca scientifica che mirava appunto a questo elemento della produttività e del produttivismo a tutti i costi. Spinto da cosa? Spinto da un principio che, se vogliamo, veniva definito nobile 30 anni fa, quello di dover nutrire il pianeta e quindi di dover nutrire un pianeta con una popolazione crescente, no? Questo pianeta ha sempre più abitanti. Se noi non aumentiamo la produttività, rischiamo di far crescere il numero di persone che soffrono di fame e malnutrizione. Ecco, questa è un'affermazione falsa, non lo dico io, lo dice la FAO. Perché è un'affermazione falsa? Perché nel momento in cui oggi soffrono 800 milioni di persone, soffrono di fame e di malnutrizione cronica, noi sprechiamo, buttiamo letteralmente qualcosa come, cibo per, disporremmo di cibo per 12 miliardi di persone. È pazzesco, cioè noi ogni anno buttiamo qualcosa come 13 miliardi di tonnellate di cibo, e sono dei numeri impressionanti. In nome del produttivismo, perché dobbiamo produrre di più, perché abbiamo bisogno di nutrire il pianeta con questo approccio? No, noi abbiamo bisogno, per nutrire il pianeta, di distribuire la produzione. E c'è un solo modo per distribuire la produzione, quello di rispettare le vocazioni naturali, le vocazioni territoriali, e quindi far leva sulla biodiversità. Se perdiamo la biodiversità, sì, diventa, questo principio, questo, non lo so, dogma, se vogliamo, che è possibile fare tutto dappertutto, è quello che ci porta a rovinare le risorse. È quello che ci ha portato anche a questa condizione dove, lo stato di salute delle persone è reso sempre più precario, perché poi, a tutto ciò si aggiunge anche questo elemento. Noi siamo abituati a misurare tutto in termini di valore economico. Ecco, molto spesso anche a Slow Food, no, viene mosso il rilievo, ma queste produzioni frutto della biodiversità costano troppo, e in una società che ha pochi soldi noi dovremmo preoccuparci di far costare meno il cibo. Allora non ci preoccupiamo di dare più soldi alle persone, ci preoccupiamo di far costare poco le cose,
Non importa se quel basso costo lo paghiamo comunque tutti assieme in termini di, come dire, di minore qualità della vita, di rischi per la salute e di rischi per la salute dell'ambiente. E questi sono elementi che evidentemente sono diventati drammatici, perché dal punto di vista della biodiversità noi perdiamo qualcosa come 27.000 specie vegetali o razze animali all'anno, cioè tre all'ora, ogni ora scompaiono, come dire, dal creato tre specie vegetali o razze animali. Sono numeri pazzeschi. Allora, possiamo immaginare un futuro dove continuiamo in questa direzione? Allora sì che l'orizzonte, almeno l'orizzonte, dovremmo indicarlo. E il cambio di paradigma culturale, secondo me, è, come dire, un elemento molto molto importante, però dobbiamo chiedere di più anche al legislatore. Dobbiamo chiedere di più anche a chi deve in qualche modo arginare la prepotenza del denaro, quindi delle multinazionali, perché poi in questa logica sono entrate, come dire, una serie di soggetti che ha portato a concentrare nelle mani di pochi soggetti tutto, la finanza, la produzione del cibo, cioè la produzione del cibo è emblematica da questo punto di vista. 10 soggetti controllano 10 soggetti, 1, 2, 3, 4, 5, fino a 10 controllano il 70% del mercato mondiale del cibo. Allora, abbiamo concentrato nelle mani di pochi soggetti, come dire, un potere pauroso. E noi dobbiamo chiedere al legislatore invece di mettere degli argini, di mettere dei limiti a questa concentrazione, perché non si giustifica. È questa concentrazione che ci ha un po' espropriato del nostro destino. Le nostre scelte purtroppo sono spesso obbligate. Allora, per invertire la tendenza, credo sia anche arrivato il momento di provare a mettere in piedi meccanismi nuovi. Se oggi nessun politico verrebbe qui a disconoscere il valore della, come dire, della compatibilità ambientale delle attività economiche, no? Quindi tutti direbbero che è giusto che ogni attività economica abbia, come dire, rispetto per l'ambiente. Queste cose vanno sancite anche attraverso provvedimenti. Un esempio banalissimo, per dire, fatto 100 il reddito di due aziende, una che con una capacità di emissione di CO2 molto minore rispetto all'altra, anche un terzo, e accade nello stesso settore, queste due aziende pagheranno le stesse identiche tasse, pur, come dire, scaricando dei costi sociali totalmente differenti. Non è accettabile far pagare le tasse alle aziende esclusivamente su una misura economica. Non si può più accettare. Allora, noi dobbiamo iniziare a chiedere questo al legislatore, evidentemente. Dobbiamo iniziare, tra l'altro sono parametri misurabili, ormai ogni azienda è costretta a misurare, come dire, le emissioni di CO2. Non voglio arrivare a, come dire, parlando di agricoltura, alla custodia della biodiversità. Ma sono questi gli strumenti che devono essere messi in discussione, come si potrebbe mettere in discussione l'IVA che tutti noi paghiamo quando andiamo a fare la spesa, e la paghiamo, come dire, sulla scorta di un valore di una categoria merceologica. Nulla a che vedere sulla sostenibilità del processo produttivo. Anche in questo caso, perché dobbiamo pagare, come dire, le stesse tasse su due prodotti che impattano in maniera così differente sulla nostra vita di tutti i giorni? Allora, perciò dico, se, come dire, questo cambiamento culturale non diventa anche, ma non c'è bisogno, non è il caso di, ripeto, questi incontri secondo me devono essere occasione per poter, crescere, ma formulare anche delle proposte. Allora, tutto questo avviene se riusciamo sicuramente a incidere nella società, e devo dire, il lavoro che fanno i volontari in tutte le organizzazioni, quindi qui non faccio distinzione di movimento della crescita felice, della decrescita felice, di Slow Food, tutte le grandi organizzazioni ambientaliste, questi movimenti volontari che spesso, come in passato, sono stati anche un po', come dire, non dico derisi, però un po' presi sotto gamba, ecco, oggi a questi movimenti dobbiamo affidare, secondo me, una missione molto molto importante, quello di fare alleanze, quello di iniziare a costruire un percorso che possa portare al cambiamento, come dire, di paradigma culturale. Nello stesso tempo, con forza, dobbiamo chiedere ai legislatori, a tutte le istituzioni, di iniziare a non a più accettare i principi, ma a iniziare a mettere in moto degli strumenti concreti per invertire la rotta. E attraverso
questi strumenti diventa più facile anche il cambio di paradigma culturale, perché oggi mi trovo molto d'accordo con la tua analisi. Oggi noi abbiamo di fronte a noi due doveri, sostanzialmente. Io lo dico spesso nelle riunioni di Slow Food, ne aggiungo un terzo, però sicuramente il nostro impegno di volontari deve sempre rispettare due approcci. Il primo è quello ecologista, l'hai detto benissimo, è il primo. Se perdiamo l'approccio ecologista, veramente, non viene meno tutto il resto. Il secondo è quello di solidarietà, deve essere solidale. In un mondo in cui aumentano le diseguaglianze, abbiamo il dovere di batterci per i più fragili, anche perché i più fragili sono in aumento. Anche quelli che, fino a qualche anno fa nella nostra società non erano così fragili, lo stanno diventando, perché, questa concentrazione del potere sta portando ad aumentare le masse fragili. Nello stesso tempo, però, dobbiamo anche avere, un approccio etico, dobbiamo provare a essere delle brave persone. E sembra banale, sembra retorico, non è così. Ci siamo chiusi così tanto in noi stessi, che questo elemento della contaminazione del bene l'abbiamo messo in secondo piano. Invece credo che nelle grandi organizzazioni di volontariato questo elemento, questo approccio deve essere un approccio che deve contaminare, perché è molto molto importante provare a far diventare non solo i nostri associati ma la nostra società una società capace di farsi domande anche su quello che accade intorno a noi. Io credo che questo sia il dovere delle nostre organizzazioni e sono molto contento di poter stabilire un ponte con tutte le organizzazioni a partire dal momento della crescita felice per poter avviare percorsi di questo tipo. Ringrazio Nino Pascale per questo suo intervento, che trovo molto in sintonia con noi, e metto l'accento sull'ultima cosa che ha detto, cioè che nella rivoluzione culturale c'è bisogno, occorre riscoprire la dimensione etica e farci portatore della dimensione etica, perché credo che sia un assist per l'intervento innanzitutto ringrazio voi, ringrazio dell'invito e mi sento veramente onorato, senza la gelia di essere qui. Microfono più vicino. Ah, scusa. Di essere qui perché sento questo un grande segno di accoglienza. Penso che il primo segno che dobbiamo dare in questo incontro tra gli uomini e con la natura sia appunto questa sorta di convergenza dove si mettono da parte steccati, confessioni, cose di questo genere, e si va invece all'essenziale, cioè a vedere qual è il significato oggi della vita e della felicità dell'uomo, eccetera eccetera. Quindi parlare della vita, parlare dell'uomo, chiaramente parlare della natura, parlare della felicità, mi sembra questo l'elemento più importante, fondamentale da cui partire. Io non ho un contributo da darvi da un punto di vista né ecologista nel senso vero del termine, stretto del termine. Io mi occupo soltanto di storia, quindi mi limiterò soltanto a una riflessione così sulle cose che leggo, che studio. E in particolare, io mi occupo di storia francescana, ho scritto su storia francescana e quindi dentro a questo ambito mi sento un po' a casa mia e lì non voglio eccedere da questi confini. Penso che il problema di fondo però, che è stato già sottolineato, sia una sorta di lacerazione. Lacerazione, la prima l'abbiamo già detta in mille modi, è l'uomo e la natura. Ma che poi uomo e natura significa uomo e corpo, uomo e approccio con la natura, uomo è il modo di sentire la natura, modo di vedere, di apprezzare. E quindi è una lacerazione che. Ah, scusate, ditelo così me lo ricordo. È una lacerazione che ci portiamo dentro e che probabilmente dobbiamo superare noi stessi. Mi aiuta in questo Francesco, che è stato l'ispiratore appunto dell'enciclica, e non solo dell'enciclica, ma anche del nome di un Papa, che ha voluto essere inclusivo dall'inizio, quindi inclusivo nel senso del superamento delle barriere. E Francesco l'ha proprio aiutato in questa dimensione, perché Francesco, almeno negli ultimi due secoli, è stato una sorta di polo di convergenza di tantissime espressioni, dai protestanti che ha cominciato a dialogare col cattolicesimo perché in Francesco hanno visto il pre-Lutero, agli artisti, alle avanguardie, ai registi, ai romanzieri, eccetera, eccetera.
quindi credo che dentro a questo grande serbatoio, diciamo, di arti e che si sono interessate a Francesco, troviamo veramente una sorta di mensa comune, il punto di convergenza delle realtà. Ecco perché allora, diciamo che il nome di un papa che voleva essere inclusivo non poteva essere quello di Francesco. Se vi ricordate, nell'86 hanno scelto il luogo di Assisi per la convergenza tra le religioni, perché non potevano scegliere Roma. Paradossalmente Assisi è più universale, forse perché locale e forse perché micro rispetto a Roma, che probabilmente rappresenta una sorta di universalismo, che è universalismo nella, diciamo, nella forma, ma poi dopo probabilmente non lo è nella realtà profonda. Allora, questa sorta di lacerazione Francesco la supera in sé, perché la grande svolta che Francesco ricorda nella sua vita, nel testamento, è uno degli scritti più autentici della sua personalità, è proprio l'incontro col Vetroso. È straordinario questo, non so se ricordate la bene degli stracci di Pistoletto. È dagli scarti che parte una riflessione vera sulla realtà. Quindi io ho portato i miei nipoti per prepararli la Pasqua, l'ho portato in discarica, perché mi sembrava che questo era il punto di partenza interessante per la Pasqua, dicendo loro che se Cristo fosse tornato oggi sarebbe stato lì a scavare in una discarica e portare via i sacchi, probabilmente, perché questo è l'elemento più lacerante oggi ed è proprio l'effetto della lacerazione. Quindi Francesco supera questa sorta di dicotomia in sé, nella sua vita, proprio perché ha incontro con il lebroso, che era lo scarto della società del tempo, perché Assisi stava su lì in collina, c'erano questa sorta di mercanti all'avanguardia, e poi giù nella pianura invece questi scarti della società dell'epoca, che erano i lebrosi. Quindi paradossalmente Francesco ritrova se stesso e ritrova una sorta di guarigione di se stesso, di questa lacerazione, proprio con l'incontro di questi scarti. Per questo l'idea dei poveri è importante, per questo l'idea della lacerazione e dunque del grido della natura è importante. Non è soltanto noi che facciamo qualche cosa per gli altri o che facciamo qualche cosa per la natura, ma la natura diventa per noi, diciamo, fucina. E anticipo una cosa che volevo dire dopo, ma mi viene giusta a questo momento. Francesco dice giustamente che la natura è madre che sustenta e governa, significa che prepara una mensa, quindi noi ci alimentiamo dalla natura. Non soltanto ci alimentiamo dalla natura, ma ci governa, cioè ci regge. Quindi la politica la fa la natura, attenti bene, la politica la fa la natura, che è una madre. E dunque c'è un connotato femminile, ma c'è più di un connotato femminile dentro, perché Francesco, vi ricordate, da quando si spoglia davanti al padre, non vuole più chiamare nessuno padre da terra, perché il padre gli rappresentava il pater famiglia, cioè il detensore del dominio. E quindi il fratello per Francesco è una madre, esattamente come la natura che sustenta e governa. E allora qui viene la questione della sostenibilità, appunto. Che cosa significa sostenibilità se non lasciarsi offrire dalla natura quello che la natura ti dà oggi? Non prendere dunque la natura, non possedere la natura, non far calcoli di carattere tecnocratico dunque sulla natura, ma sedersi a questa mensa della natura, recuperare quella che la natura ti dà oggi e lasciarsi governare in questo, cioè quindi è la natura che dà un governo, che dà un orizzonte, che dà un indirizzo. Solo in questo modo dunque la sostenibilità diventa effettiva. Governa la natura significa che ti dà il cibo per oggi e che ti aiuta dunque a essere rispettoso nei confronti delle generazioni future. Ti dà il cibo per oggi a livello locale, pensate a livello di riscoperta delle economie locali, cosa significa oggi sedersi alla mensa della natura locale e prendere da questa mensa del locale, significa poi dopo avere una sorta di vera globalizzazione della realtà. Bene, ma voglio dire che Francesco però in questa esperienza del lebroso non cambia soltanto un paradigma etico, questo mi interessava dirlo. Io sono un po' sospettoso nella proposta di leggi e di norme, perché penso che questa sia una società disciplinare giunta al capolinea.
Mi piace molto un filosofo che si chiama Giorgio Agamben, il quale dice, appunto, anche lì fa, cioè, Homo Sacer, tutta questa opera su, diciamo così, sulla riflessione occidentale, e c'è un volume che dedica all'altissima povertà di Francesco. In questo volume dice che Francesco è il primo in Occidente a essersi occupato della vita prima che della norma. Mentre Benedetto si occupa di scrivere una norma per l'uomo, Francesco si occupa della vita, infatti la sua regola si chiama Forma Vitae, dove a dare la forma è la vita. Dunque non c'è una norma per la vita, ma c'è la vita che dà la norma, che dà la forma alla norma. Bellissimo, Johannes Cunelli, se vi ricordate, già 30 anni fa portava i cavalli nelle esposizioni per dire che il bios stava prima di tutto quanto il resto. Quindi Francesco, in questa sorta di lacerazione, non è soltanto una questione di norma, non è soltanto una questione di etica, ma è una questione veramente antropologica. Dice che andando ai lebbrosi, abbracciando il lebroso e baciando il lebroso, tutto quello che prima gli era sembrato amaro diventa dolce, e quello che prima era dolce gli cambia, è diventato amaro. Capite? Quindi è una rivoluzione culturale questa, ma molto di più. Culturale nel senso proprio ecologico del termine, significa che è la natura, altro che le biotecnologie. Quindi una relazione che parte dagli ultimi, dagli scarti, ha un potere, diciamo, performativo sulla tua vita, che giunge a modificarti le graduatorie di gusto. Non soltanto l'ethos, ma il gusto. Quindi immaginate, quindi quando io penso a una rivoluzione culturale, non penso a una rivoluzione della cultura libraria, né dei romanzi, né della filosofia, penso a una rivoluzione che va dai, perché se vogliamo partire dalla natura, partiamo dalla natura. Che significa mettere al centro la natura? Difendere soltanto la natura? O invece significa prendere la natura a paradigma di un cambiamento sociale? E ci sono, ma questa è la riflessione su Francesco che va avanti già da decenni, perché per esempio vi cito un filosofo che avete probabilmente incontrato tutti quanti a scuola, Schelling, diceva che Francesco è il primo che fa questa sorta di coniugazione tra natura e cultura. Oppure Max Scheler è il primo che dice che Francesco vince il marcionismo. Che cos'è il marcionismo? È l'eresia dei primi tempi della Chiesa, che, dove si distingueva l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, dicendo che l'Antico Testamento faceva parte di un dio demiurgo, quello della natura, appunto, cattivo e brutto, e dunque bisognava eliminarlo, e che bisognava tenere sotto il Nuovo Testamento. Ma poi dopo c'è un altro che forse è più convincente, più vicino a noi, un certo Chesterton. Chesterton è uno scrittore inglese dell'inizio del XX secolo, che fa parte di quel gruppo di Lewis e Tolkien, di quella sorta di movimento di Oxford, eccetera, eccetera. Questa... Chesterton dice che Francesco in effetti scrive il Cantico di Frate Sole perché vuole contrastare l'eresia del male che erano i catari, e cioè il manicheismo. Questa sorta di incapacità di coniugare dunque il corpo con lo spirito. I manichei dunque, per salvare lo spirito, condannavano assolutamente la materia. Per questo Francesco lì sta in controtendenza e scrive il Cantico delle Creature. Ma c'è un altro movimento interessante che sarebbe interessante studiare, e cioè sono quelli che interpretano Francesco nel senso orfico del termine. Quindi Francesco non è soltanto uno che muta il paradigma culturale, eccetera, eccetera. Francesco è la possibilità di un ritorno alle origini, cioè una sorta di palingenesi, di ricominciamento. Nel XIX secolo, al centro della rivoluzione industriale, si collocano i romantici, Chateaubriand e tutta questa gente, Chesterton stesso, e poi Toll e tutta questa, gli stessi protestanti, che dicono che Francesco è una possibilità di tornare all'Eden. Quindi una sorta di capovolgimento di fronti.
I protestanti, che sapete, sono formati a questa etica protestante appunto weberiana, e che se lo sentono come senso di colpa, vedono in Francesco in fondo tutto quello che il popolo moderno dovrebbe fare ma che non può più fare. Perché se certo tutta quanta l'etica weberiana è orientata al capitalismo, è chiaro che l'uomo moderno, se non si spara come capitalista, non può tornare, non può arretrare da quella posizione. Quindi Francesco è ammirato per i protestanti, è seguito, ammirato, ma con un gran senso di nostalgia, per dire: Francesco c'è riuscito a far, noi non ci possiamo riuscire oggi a meno che non rivoluzioniamo a capo questo sistema in cui siamo inseriti. Quindi, no, voglio dire che dunque c'è stato, mi commuove molto questo impegno dunque attorno a questo personaggio, di cui che è difficile capacitarsi e capire come mai questo Francesco d'Assisi in fondo riesce ad attirare questa attenzione continua da più parti. E l'altro giorno Francesco, vuol dire Papa Francesco, ci è tornato di nuovo sopra a questo tema, e facendo un discorso all'Accademia delle Scienze Sociali diceva appunto che bisogna superare di nuovo un'altra dicotomia, un'altra dissociazione tra efficienza e solidarietà. Parliamo di volontariato, d'accordo, ma se volontariato è un'occasione per rendere pigri gli efficienti nei confronti del bene comune, allora non vale la pena. Occorre che siano coniugati questi due sistemi. E quindi lì di nuovo Papa Francesco, a questa Accademia delle Scienze, dice che a suo parere il modo per superare questa sorta di disgiunzione tra solidarietà da una parte ed efficienza dall'altra, destra e sinistra, chiamatele un po' come volete, è il ritorno alla categoria di fratello, questa sorta di fraternità universale. E li richiama di nuovo Francesco d'Assisi, perché fratello supera il concetto di uguaglianza, perché appella a una relazione comunionale dove ognuno è differente rispetto all'altro e in modo differente collabora al bene comune, ma non differente in dignità, differente in apporto e differente in originalità, differente in creatività. Infatti la rivoluzione francese ha mantenuto ben stretti i due termini di uguaglianza e libertà, ma ha liquidato appena è stato possibile il termine fraternità, perché chiaramente nella rivoluzione industriale non gli conveniva questo e non sapeva che cosa farsene, e quindi l'ha lasciato perdere. Ma vorrei, concludo con alcuni altri flash di riflessione riguardo a questo rovesciamento del paradigma culturale. Che cosa significa imparare la natura? E quindi mettere la fraternità al centro, proprio la stessa fraternità che Francesco usa per il riferirsi alle creature, perché fratello sole, sorella acqua, eccetera, eccetera. Che cosa significa tutto questo? Francesco esce dal paradigma culturale, umanistico, rovescia il paradigma culturale umanistico di Pico della Mirandola, dove l'uomo sta al centro dell'universo, che non è altro che l'abbas dell'abbazia, che è punto di convergenza ma piramidale rispetto a tutto quanto il resto. Francesco con la fraternità taglia la testa all'abbas, e dunque è un umanesimo rovesciato. Oppure il tema della povertà. Il tema della povertà per Francesco non ha a che fare direttamente col sistema della rinuncia ai beni. Il tema della povertà per Francesco ha a che fare con il tema della bellezza, perché senza gratuità non c'è bellezza, senza dimensione ludica non c'è bellezza, non c'è fruizione. Cioè, per questo Maurizio ricordava prima che i frati hanno nell'orto una parte, avevano almeno una parte, sono corrotti anche loro con il tempo, avevano una parte dove veniva lasciato il volto, e che è proprio l'emblema del ludico, del non normato. Sapete, c'è un bosco a Laverna, se andate su lì, Laverna sarà il Casentino, se andate a Laverna c'è un bosco
particolare, perché era il Bosco dei Frati. Nel Bosco dei Frati i frati non avevano un piano di riforme agrarie come i benedettini, quindi da altre parti trovati delle essenze classificate secondo l'opinione, diciamo, il progetto dell'epoca. Lì invece in quel posto trovate essenze che non si vedono da nessun'altra parte, proprio perché non c'era una pianificazione. Il climax, esattamente. Va bene. Io avrei finito qui nella sostanza, ho anticipato prima il tema della madre per quanto riguarda la sostenibilità. Mi dicono i miei amici ingegneri ambientali che in effetti non esiste la sostenibilità, perché niente è sostenibile. Perché? Perché le sostanze si deperiscono, cioè non c'è sostenibilità. E non c'è recupero, cioè voglio dire, le risorse non sono infinite. Quindi non c'è di per sé sostenibilità. E quindi loro mi dicono l'unico modo per garantire una sostenibilità è approfittare di quello che la natura mette a disposizione giorno per giorno. E quindi per questo il tema della natura madre che sostenta e governa è veramente l'emblema di questa sorta di sostenibilità. Benissimo, grazie mille. Non sono tanto d'accordo con la parte finale. La sostenibilità esiste, secondo me, ed è la fotosintesi microbiana, perché noi ogni giorno riceviamo dal sole, la terra ogni giorno riceve dal sole un flusso di energia che le piante utilizzano per sviluppare la fotosintesi microbiana. La fotosintesi microbiana dà cibo per tutti, la fotosintesi microbiana assorbe le emissioni di anidride carbonica che sono inserite nella vita degli esseri umani. La sostenibilità per me è un consumo di risorse e un'emissione di sostanze metabolizzabili non superiore alla quantità di energia che ogni giorno le piante utilizzano con la fotosintesi microbiana. Questo è il concetto. C'è il processo di... La vita è questo. Comunque, a parte questo elemento su cui possiamo discutere, anche Nino dice che è d'accordo, ma comunque... sono elementi secondari. A me sembra che noi stiamo facendo veramente dei passi in avanti in questa direzione di costruire un paradigma culturale alternativo. Bene? E quello di cui noi abbiamo bisogno. Questa sala è piena perché c'è tanta attenzione, ma io rifletto su un fatto molto semplice per capire quant'è oggi la potenzialità della popolazione italiana interessata ai nostri discorsi. Ed è la differenza tra la percentuale delle persone che hanno votato alle elezioni amministrative di giugno del 2016 e la percentuale delle persone che hanno votato a referendum a dicembre del 2016. A giugno, quando il voto era un voto che comunque andava dei partiti, veniva mediato da partiti, ha votato il 50% delle persone. A dicembre, quando il voto influiva direttamente sulla scelta da fare, ha votato il 70% delle persone. C'è un 20% di, credo, grosso modo, di elettorato italiano che è disponibile a fare un tratto di strada insieme a noi, che non si accontenta di quello che oggi gli offre la politica, che è la gestione dell'esistente, bene o male, più male che bene, e ha bisogno di nuovi orizzonti. Ecco, credo che questo sia un po' il nostro referente a cui parlare, dove trovare altre persone che ci aiutano a fare dei pezzi di strada in avanti in questo progetto che cerchiamo di mettere in piedi. Se c'è una replica da parte di Nino, se no, sarebbe molto importante che qualcuno tra i presenti dica la sua rispetto alle cose che abbiamo discusso fino adesso. Cioè, vorremmo che fosse il più partecipato possibile questo incontro. Mi rendo conto che molte volte delle persone hanno una certa soggezione a parlare in pubblico, però è uno sforzo che invito a fare, perché abbiamo bisogno dell'intelligenza e della creatività di tutti voi. Salve,
Abbiamo parlato delle unità tra le associazioni, tra le organizzazioni, però a me mi sembra che c'è anche tanta confusione. C'è una confusione perché ci sono delle organizzazioni che chiamano per lo sviluppo sostenibile che non hanno lo stesso scopo come tanti di noi, tante di queste associazioni che sono presenti qui. E il problema è come si lavora insieme quando ci sono anche queste fratture nel un movimento così grande come il movimento ambientalista, un movimento della decrescita o qualsiasi altro movimento che esiste. Molto telegraficamente, io credo che non ci debba essere un'unità fra le organizzazioni, ma un'alleanza sui temi fra le organizzazioni, perché sono delle specificità, ognuno di noi fa un mestiere diverso e quindi se noi stabiliamo un tema e quel tema trova convergenza, non c'è possibilità di dividersi, anzi è un tema che può fare sinergia. Aggiungo, questo elemento addirittura lo estendo anche a quella parte che qui non è rappresentata, ne abbiamo parlato, io ne ho parlato anche un po' male, che è legato alle aziende. Io non critico mai la multinazionale, per dire, per principio, oppure se Slow Food, come dire, vorrebbe arginare la prepotenza di alcune multinazionali, ma noi, io critico i comportamenti. È sbagliato partire da dogmi. Noi dobbiamo provare a fare diventare questo mondo un mondo che parli di più cioè ci sia maggiore dialogo, maggiore scambio delle esperienze fra tutte queste organizzazioni, senza integralismi, senza arrivare a dire hai fatto quella cosa che non mi piace quindi non mi siedo a parlare con te nemmeno su una cosa che mi piace. Questo atteggiamento lasciamolo alla politica. Noi dobbiamo costruire sui temi le nostre alleanze. A me pare che nella discussione che abbiamo fatto ci sia un collante forte di cui abbiamo bisogno, nel senso della comunità, che impedisce tutta una serie di azioni concrete. La Chiesa parla di comunità alla grande, anche se la realtà oggi è quella di persone disunite, di persone singole, di persone che non sanno più mettersi insieme a lavorare. Ecco, a me pare che questo sia uno degli aspetti culturali, se vuoi, però che sono propedeutici a qualunque tipo di discorso di orizzonte, perché l'orizzonte in comune c'è se c'è una visione comune che viene condivisa da persone che ci credono. L'esperienza forte di tante associazioni è che si riesce a creare un livello di coinvolgimento anche molto profondo con poche persone. L'apertura, la contaminazione, chiamiamola così, è uno dei problemi più grossi che secondo me ci sono da affrontare. Altri interventi? Io volevo porre tre questioni proprio terra a terra per condividere un disagio che forse anche qualcun altro ha e capire insieme come se ne esce da queste situazioni. Il primo è che ho un'amica che lavora dalle 8 di mattina alle 8 di sera tutti i giorni ed è convinta di fare una vita normale, cioè è soddisfatta, pensa che è giusto vivere così e non ci trova niente di strano. E io non ci riesco a fargli capire che invece c'è qualcosa di strano, che è una persona simpaticissima, molto gentile, non è nevrotica, una vita normale, però che è questa. L'altra è, l'altro giorno, giovedì, c'è stato lo sciopero dei mezzi pubblici a Roma. Abbiamo vissuto una giornata d'inferno, letteralmente l'inferno, cioè l'inferno di rumore, di gas, di migliaia di persone intrappolate nel traffico. Però come si fa a ridiscutere nella nostra società il tema del diritto di sciopero? Che non è diritto di sciopero solamente, no? Il fatto che noi per quella giornata siamo letteralmente degli zombie in mezzo a un mare di lamiere. E l'ultima questione, forse è quella un po' più profonda, che è il fatto degli steccati che ci separano anche all'interno del movimento ambientalista, anche all'interno
di quei movimenti che dovrebbero essere solidari. Questa è una cosa che è già stata sollevata, no? Per esempio, noi abbiamo fatto una lettura delle encicliche alla Laudato Si e l'abbiamo fatta in parrocchia, e molte persone ci dicevano: ma che cosa andate a fare in parrocchia? Ma che è? Non sono venuti perché c'è questo steccato ancora che ci separa ideologico dal fatto che in parrocchia non si va a fare qualcosa di buono per tutti, no? Quindi come si superano questi steccati? Come riusciamo a fare? E se mi permettete un'altra cosa semplicissima per finire, noi veniamo da qualche anno di crescita negativa, che non è decrescita, lo so benissimo questa decrescita negativa. Sono gli anni in cui è stato devastato, forse nel modo più criminale, il nostro territorio. E vorrei fare un appello a tutti, ricordare che siamo alla vigilia della devastazione forse più mostruosa che l'agro romano sta per vivere, che è quella di questa autostrada Roma Latina e della Breterla Corleferro, e che quello è un impegno per tutti, poi per resistere veramente a questa devastazione. 50 aziende agricole di eccellenza che verranno cancellate per fare qualcosa di veramente utile. Io dico alcune cose, sono stimolato all'intervento. Per esempio, quando si parla di comunità, richiamo sempre l'etimologia di questa parola. La parola comunità è composta da due parole latine: la preposizione cum, che indica il complemento di compagnia, e la parola munus, che significa dono. La comunità è un gruppo umano in cui il legame sociale, il cum, è costituito dall'economia del dono che si aspetta una restituzione, che è quello che è stato studiato dall'antropologo francese Marcel Mauss nel 23. Il dono è un rapporto in cui le persone si scambiano il tempo, e quindi implica la solidarietà, si scambiano anche le cose, ma la cosa importante è il tempo che si scambiano, è il dono della capacità di fare delle cose, va bene? Senza denaro, cioè demercificando questo tipo di rapporto. Ora, noi siamo una società che mercifica tutto e che ha fatto del denaro non più il mezzo di alcuni scambi che non possono avvenire sotto forma di dono, perché io posso scambiare sotto forma di dono delle cose che sono all'interno delle mie competenze professionali, delle mie capacità. Ma se ho bisogno di qualche cosa che richiede una competenza professionale molto elevata o una tecnologia molto elevata, non posso fare altro che comprarlo. Cioè, non è che la dimensione della comunità elimina la dimensione della mercificazione, si affianca. Ecco, è stata completamente cancellata, va recuperata. E allora, questa dimensione della comunità basata sul cum e il munus non è però tutto quello che noi possiamo fare dal punto di vista del dono, perché i latini, oltre alla parola munus, avevano anche la parola donum, e la parola donum è il dono incondizionato, il dono che non si aspetta una restituzione, il dono fatto per amore. È il legame che so tra i genitori e i figli, è il legame tra due persone che si vogliono bene, è la spinta che ha indotto Don Milani a dedicare il suo tempo all'educazione dei bambini del Mugello che venivano espulsi dalla scuola. Non è che si aspettasse qualche restituzione. Ecco, la dimensione del munus e la dimensione del donum, che secondo me va recuperata nel paradigma culturale che sostituisca quello presente. Dico nuovo, ma non è neanche giusto come parola, perché c'era prima della mercificazione questa cosa qua, va bene? Questo tipo di dimensione implica il recupero di un'altra dimensione che credo che avrei qualche difficoltà a far passare, ma la voglio dire ugualmente, perché si ricollega col discorso della parrocchia, è la dimensione del recupero della spiritualità. Quando si parla di spiritualità, le persone pensano che si tratti della religione, ma non è così, perché la religione si basa sulla fede. La fede è qualcosa che non tutti hanno. Secondo la tradizione cattolica, la fede è un dono, è la grazia. Bene. Io sono convinto che senza la spiritualità non ci possa essere fede. Abbiamo degli esempi
molto chiari. Io faccio sempre, lo posso fare anche adesso, ma anche se lo faccio, l'esempio del cardinale Bertone. Se uno pensa che ci sia spiritualità di dietro, non lo so, quindi probabilmente non c'è neanche fede, probabilmente spiritualità sicuramente non c'è, va bene? Però è importante questa cosa qua, perché invece Dante diceva, tanto per parlare della fede, fede è sostanza di cose sperate ed argomento delle non parventi, cioè dà sostanza a quello che non puoi dimostrare scientificamente. La spiritualità è un'altra cosa. La spiritualità fa parte di tutti gli esseri umani, non è un dono. Quando Pasolini diceva, condannava l'appiattimento materialistico conseguente al consumismo, avrebbe potuto e forse avrebbe fatto un passo in più se non l'avessero ucciso così barbaramente. Perché se uno pensa che l'appiattimento materialistico sia un limite, vuol dire che sta cercando di riscoprire la dimensione della spiritualità, che è stata cancellata, perché la dimensione della spiritualità libera le persone dalla dipendenza al consumismo. E le persone che non sono dipendenti dal consumismo non sono funzionali a una società che finalizza la produzione e la crescita, perché se si produce sempre di più bisognerà consumare sempre di più, quindi va cancellata questa dimensione. Io credo che noi dobbiamo recuperarla, e ripeto, questo non significa che non c'è nessuna confusione possibile tra i due elementi, però io non vedo per quale motivo non dovrei avere un legame molto più profondo di scambio con una persona che nutre la sua spiritualità di una fede, anche se io non ho la fede, rispetto a una persona che invece ritiene che l'unico scopo della vita sia avere più soldi possibile, o ritiene che l'unica forma di uguaglianza sia una più equa distribuzione dei soldi, che è la stessa cosa, che fa diventare il denaro il fine e non il mezzo, è il segno dell'appiattimento materialistico. Allora credo che questa sia una base su cui si possano trovare delle forme di condivisione, di confronto, mantenendo le proprie specificità, perché io ritengo che il lavoro che fanno a Slow Food sia un lavoro bellissimo che noi non siamo in grado di fare, va bene? E quindi io accetto tutte le cose che loro fanno, spero che le cose che noi facciamo possano dare un contributo ad arricchire la loro impostazione. Cioè il lavoro è di ognuno di noi, è uno spicchio di un disegno più ampio che dobbiamo in qualche maniera cercare di definire, cercare di completare man mano per andare verso quell'orizzonte che ci eravamo delineati. Questa dimensione si sta riscoprendo, perché le persone che soffrono in questa società sono le persone che sentono mortificata l'esigenza della spiritualità, cioè la capacità di avere con gli altri dei rapporti, diciamo, di condivisione di percorso comune. Poi ci sono anche le differenze, sono d'accordo con te, io non condivido neanche lontanamente il discorso dello sviluppo sostenibile, perché è un ossimoro, non è possibile. Cioè il discorso, a partire dal concetto di sviluppo, è stato introdotto per la prima volta nella storia dell'umanità dal punto di vista delle società dal presidente americano Truman nel 49. Prima lo sviluppo era un concetto che ricordava soltanto la biologia, ma politicamente è diventato irrilevante, secondo me, quando è stato pubblicato nel 1972 lo studio I limiti dello sviluppo del club di Roma. Sapete, c'era questo nome? 73. Bene, il titolo in inglese che hanno fatto alcuni studiosi del Massachusetts Institute of Technology era I limiti della crescita, non era I limiti dello sviluppo. Per cui mi viene da dire, in maniera un po' buffa, no? Che lo sviluppo è la definizione paracula della crescita. E pertanto diventa difficile pensare di poter accettare un concetto di questo genere. Però io sono convinto che molte persone che parlano di sviluppo sostenibile, ne parla anche il Papa nell'enciclica, lo fanno utilizzando in maniera inconsapevolmente scorretta una spinta e un concetto che è molto simile a quello che noi definiamo decrescita, e che io non mi permetterei mai di chiamare decrescita parlando con degli industriali, va bene? Perché mi respingerebbero immediatamente, va bene? Parlerei con loro, parlo con loro del concetto di bioeconomia, come l'ha teorizzato il professor Engel, va bene? E quest'oggi, per questione di tempo, l'abbiamo preparato in 2 mesi, non abbiamo qui degli industriali della bioeconomia, che io chiamerei, senza dirglielo, della decrescita, cioè degli industriali
che hanno delle tecnologie il cui scopo non è aumentare la produttività, ma è lo scopo di ridurre per ogni unità di prodotto la quantità di energia necessaria a produrlo, la quantità di materie prime necessarie a produrlo, la quantità di materiali che al termine della vita dell'oggetto vengono smaltiti o con l'incenerimento o con l'internamento in discarica, perché se gli oggetti vengono progettati in funzione dello smontaggio, quando non svolgono più la funzione per cui sono stati creati, i materiali di cui sono composti possono essere raccolti per tipologie omogenee e essere utilizzati per fare degli altri oggetti. Ma nel nostro movimento ci sono persone come Patti Labate che si occupa professionalmente di questo argomento, va bene? Quindi in questo percorso faticoso verso un paradigma diverso abbiamo bisogno di tante competenze diverse, dobbiamo saper riconoscere le differenze, ma dobbiamo anche capire se c'è un afflato comune, una spinta comune al di là delle differenze di parole per poter costruire e perfezionare sempre di più il nostro progetto di avanzamento verso l'orizzonte. Io sono Francesco, mi occupo di, abbiamo fatto un piccolo movimento di pensionati per la qualità della vita, e qui ci siamo posti problemi, stiamo seguendo movimenti per la decrescita da tempo, però volevo fare due domande più precise. Cioè, mentre l'analisi è molto chiara, chiarissima, io tra l'altro ho un background di natura scientifica e quindi praticamente seguo perfettamente questa cosa qua, cioè mi sembra che il sistema, il pensiero unico della crescita è un pensiero assurdo, cioè c'è l'effetto, i sistemi che si rinforzano come il sistema economico nostro deve, ecco, questo è l'effetto della crescita infinita, non funziona più, non posso più parlare perché l'amplificazione è stata ripresa, uscita dall'ingresso, questo è il sistema economico che funziona, quindi un sistema che va verso l'effetto Larsen, questo sia l'effetto Larsen, in fisica c'è anche il criterio di Nyquist che stabilisce la stabilità dei sistemi, quindi un sistema irrazionale, quindi un sistema folle, quindi sono d'accordo quando qualcuno dice che se uno pensa alla legge definita è o è un pazzo o è un economista. Tra l'altro voglio dire che per quanto riguarda gli economisti che ormai hanno il centro, molti, anche molti genitori vanno questi ragazzi a studiare l'economia, sarebbe cioè diventare dei killer più efficienti di altri, perché questa, allora, poi abbiamo una società in cui il pensiero unico dice questo: la felicità è sostanzialmente produrre, consumare il più possibile, aumentare questa, il pensiero comune è questo. Naturalmente questo discorso qua io lo ricordo soprattutto visto che qua siamo nell'Occidente, quello che abbiamo un'impronta ecologica, cioè noi avremo bisogno di quanto quattro pianeti, mi pare come si diceva, no? Quindi noi non ce l'abbiamo, però noi ci permettiamo di stare naturalmente con le luci accese, adesso non c'è problema, non ci creiamo problemi, siamo tutti parcheggiati con i nostri super, cioè. Quindi servirebbe un cambiamento radicale. Le soluzioni che vedo proposte, mi riconosco benissimo il discorso del cambio di paradigma, piuttosto che quello di invocare sti politici, sta casalinga a cambiare cose. Dobbiamo ricordare che col sistema unico, col pensiero unico, la stessa classe politica, gli stessi stati, non contano quasi nulla, non possono fare una scelta contraria a produrre e consumare il più possibile. Per cui è velleitario fare questa cosa. Allora, io ce l'ho una certa idea, ovviamente, su come si dovrebbe affrontare, però credo che i tempi di questa involuzione del sistema sono talmente stretti che non stiamo parlando che fra mille anni ci sarà il disastro. Io sono preoccupato per mio nipote che ha 4 anni, cioè io so che lui potrebbe assistere alla fine della civiltà umana nell'arco di 20-30 anni. Allora, di fronte a una cosa del genere, io non vado a parlare col politico, faccio un referendum, tra l'altro voglio ricordare che sulle cose fondamentali non possiamo decidere nulla, no? Anche se l'Italia decide di fare una guerra, non potremo votare il referendum e dire non vogliamo fare la guerra. Quindi la soluzione non può essere il cambio di paradigma, è una rivoluzione che non significa militare, armato, significa una rivoluzione delle idee in maniera brutale, cominciare dalle scuole e imporre e togliere le cose più schifose, come la formattazione dei ragazzi fin da piccoli, quei miti che vengono conformati. Ho finito, grazie. La domanda chirurgica è: lei ha parlato molto bello della natura in Francesco che ci sostenta e ci governa, madre terra, ecco. Domanda molto precisa: chi per ipotesi concepisse la natura, la terra, non, perché c'è anche questo nel Cantico delle Creature giustamente, non come creature di Dio
ma le concepisse in termini proprio che non portano di te altissimo, portano significazione. Ricordiamo tutti questi versi bellissimi del Cantico delle Creature. Ma se, per pura ipotesi, le vedesse non come segno dell'Altissimo, lei, i francescani, insomma, il mondo che lei ha rappresentato in maniera così entusiasmante per quel che mi riguarda, che direbbero? Che è possibile guardarli in termini ecologici anche se non li guardiamo come segni di Dio? Che è possibile fare quello che ci è stato detto oggi, ognuno con i suoi piccoli doni, col suo piccolo contributo? Oppure che è quasi un poco meglio se passiamo in parrocchia, perché solo lì si può parlare bene di queste cose con cultura ecologica? Questa è la domanda che spero che sia precisa. Una domanda velocissima a Maurizio e al professor Buffon sul concetto di sostenibilità. A me mi è sembrato che abbiate detto più o meno la stessa cosa, nel senso che il professor Buffon ha detto dobbiamo, mi corregga se sbaglio, dobbiamo prendere dalla natura quello che la natura è in grado di darci, no? Come madre. Maurizio ha detto abbiamo un limite alla sostenibilità che è il ciclo della fotosintesi clorofilliana. E allora mi viene da chiedervi, cioè mi sembra che il professor Buffon l'abbia detto da filosofo e per una volta è stato più provocatore di Maurizio Pallando, perché ha detto non esiste la sostenibilità, quindi per una volta ti hanno battuto, Maurizio. e tu l'abbia detto invece da un punto di vista più scientifico, no? E allora la domanda è, nella costruzione di questo nuovo di questa rivoluzione culturale, di questo nuovo paradigma culturale, quanto è importante che il filosofo e lo scienziato si mettano allo stesso tavolo e, come dire, si confrontino sui grandi temi che ci abbiamo di fronte? Allora, dal punto di vista tecnico io non mi comprometto perché non potrei garantire nulla, l'ho detto già prima, però posso leggere testualmente quello che mi ha scritto un ingegnere ambientale di Bolzano, Gasparella, il quale dice in questo modo, sono le parole sue, da lì e poi io ho tratto l'idea della madre terra. Lui dice: niente è veramente rinnovabile, ma è un uso sapiente delle risorse, può rendere sovrabbondante la disponibilità di ciò che la natura offre, a partire dall'energia che proviene dal sole, dall'acqua, dal cibo, questa stessa energia rinnovabile e riproduce. Sostenibilità in tal senso è un uso compatibile con quanto giorno per giorno ci viene reso disponibile. Questo è quello che ho interpretato io nel senso della natura che sostiene e governa. Torno all'idea di allora, è molto difficile metterci d'accordo sul significato della parola Dio. Io sarei per una convergenza attorno a questo senso, è quello che diceva Maurizio prima, e cioè Dio non è altro che il gratuito, cioè quel plus valore che sta al di là del calcolo, che fa sì che gli uomini si mettano insieme, che fa sì che gli uomini siano fratelli, che fa sì che gli uomini abbiano tempo da condividere, che fa sì che ci sia un futuro, perché il calcolo non permette un futuro, è soltanto la gratuità che lancia, il gratis che lancia a una. E qui rispondo all'amico della tizia degli 8 ore eccetera eccetera, ecco. C'è una sorta di paganizzazione, diciamo così, dei simboli usati dall'industria oggi, e cioè che è necessario il sacrificio, che è un'eredità pagana difficilmente sradicabile, e la scrittura, per poter sradicare quella, ha inventato il sacrificio di Isacco, dove questo Abramo viene portato sul Moria, e poi dopo lì Dio interviene e gli dice: no, tu non ucciderai tuo figlio, il che significa che non esiste più sacrificio. E questo è qualcosa di difficilissimo da riuscire a comprendere. E infatti ora la simbologia o la simbolica dell'industria riutilizza l'idea del sacrificio. Dunque tu sei un bravo lavoratore se entra il concetto di sacrificio nella tua immaginazione. Invece il cristianesimo dice che non c'è sacrificio, perché Cristo ha pagato per tutti. Stop. Tutto il resto è gratuito. Parlava di grazia prima Maurizio, parlava di gratis. Ma questo per noi è difficilissimo da capire.
la tua risposta per me è stata già abbondantemente soddisfacente, non mi va di, non credo sia il caso di ripetere cose già dette, quindi va bene. Altre domande? C'era prima una signora. Secondo lei, oppure ecco, la domanda la faccio a tutti, visto che Madre Natura secondo me ha un potere molto forte, no? E ci governa, ci sono dei segni che fanno capire che anche se noi abbiamo sbagliato, no? E abbiamo preso questo modello economico che ci ha portato verso una strada che chiaramente senza uscita, crisi eccetera, Madre Natura sta facendo un qualcosa per migliorare questo, ha il potere, per esempio ha il potere di agire per esempio a livello genetico, perché ogni uomo ha delle variazioni perché si adegua alle situazioni. Secondo lei, cioè, ha questo potere di agire sul nostro modo di essere, sui ragazzi che vengono, sulla nuova generazione, perché sia migliore della nostra, perché abbia una sensibilità maggiore a queste tematiche? Questa cosa lei la vede? Cioè, non lo so, io dico che io la vedo, ecco, perché io la vedo con i giovani. Voglio capire se lei la vede o mi sto inventando qualcosa che non esiste. Vorrei dire che pretendere che i politici parlino di decrescita è un'utopia, perché ormai tutti fanno a gara a parlare di crescita, perché pensano che la gente non gli dà il voto, si impaurisce, la gente quando sente decrescita si impaurisce, dice mancherà il lavoro, come facciamo? Allora bisogna metterlo davanti a un nuovo modo, o a un modo più realistico di intendere la economia, economos. La parola vuol dire tutt'altro. Per mio padre economia, dice facciamo economia, era un contadino, significava risparmiare, non consumare, usare le scarpe fino a quando erano da buttare. Oggi invece significa il contrario, nel giro di 50 anni, 40 anni, economia significa l'opposto. Allora, vediamo questo PIL nel senso del tempo. Allora, se voi economisti volete essere coerenti con voi stessi, quindi volete proporre lo sviluppo, volete proporre la crescita, allora vediamo questa crescita nel tempo. Fra 10 anni, fra 20 anni, fra 50 anni, fra 100 anni, la vostra crescita, il vostro modo di intendere la crescita sarà una decrescita, cioè impedirà questa crescita esponenziale oppure no? Bisogna mettere davanti ai fatti, il tempo, considerare il tempo, perché il politico guarda 4 anni al massimo, guarda per le prossime future elezioni, si deve garantire che lui sarà eletto e quindi fanno la politica a breve data, devono garantire che offriranno lavoro, che offriranno produzione, che le industrie non chiuderanno, eccetera. Ma fra 2 generazioni, fra 20 anni, fra 10 anni, dove andremo a finire? PIL contrapposto a FIL, felicità interna lorda, coincidono i due valori. Cioè il valore della felicità interna lorda con il valore del PIL, del prodotto interno lordo, coincidono. Se non coincidono, cerchiamo di farli coincidere. Grazie. Noi è anni che facciamo questa cosa. È anni. Io vado in paesi in cui tutte queste cose sono fatte molto meglio che in Italia, ma continuano a crescere dal punto di vista economico, continuano a distruggere l'ambiente. Città in cui l'uso della bicicletta è molto più diffuso che non a Roma, città in cui i mezzi pubblici funzionano meglio che non a Roma, ma hanno gli stessi obiettivi che abbiamo noi e lo stesso danno ambientale che abbiamo noi. Poi ovviamente credo che tutti qui presenti già facciano delle scelte di vita coerenti. Non capisco qual è la ragione per cui dice va bene, faccio le scelte di vita coerenti e poi non mi occupo di nient'altro. Se poi mi fanno l'inceneritore sotto casa, mi devo accettare l'inceneritore sotto casa perché è un fatto che riguarda i politici. Oppure devo fare la rivoluzione parlando come? Cioè, io sono stanco di parole a cui non corrispondono possibilità reali. Io sogno un mondo bellissimo, va bene? Ma se mi dite come faccio a realizzarlo, allora posso andare avanti. Altrimenti resta un sogno, resta un'invocazione. Per cui io credo che noi dobbiamo anche utilizzare lo strumento politico, senza lasciarsi condizionare dallo strumento politico, con la massima autonomia. Dobbiamo vedere se è come se noi avessimo una, come dire, un'ottava in più sulla tastiera. Perché non adoperarne questa ottava in più sulla tastiera? Mica sto dicendo che non dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto. Dico che accanto a quello che abbiamo fatto fino adesso dobbiamo avere una visione che fino adesso non abbiamo avuto. Dobbiamo costruire un progetto complessivo. Dobbiamo anche agire nei confronti dell'industria e della politica perché possono modificare delle situazioni. Purché questi interventi della politica e dell'industria in qualche maniera possono essere ricondotti rispetto al nostro orizzonte che vogliamo costruire. C'è una cosa che...
sono d'accordo, è stato richiamato da più parti. Io stesso ho fatto una proposta che sostanzialmente è una proposta politica. Io credo che questo mondo lo cambiamo se cambiamo i comportamenti individuali, sicuramente, ma cambiare i comportamenti individuali non basta, non basta. Dobbiamo cambiare a volte anche le norme. Tra l'altro le norme aiutano a cambiare i comportamenti individuali. Quindi quando le norme, io sono straconvinto che le leggi vanno sempre rispettate, anche quando non ci piacciono. Però sono altrettanto convinto che quando non ci piacciono dobbiamo fare tutto il possibile per farle cambiare. Tutto, perché senza cambiare le leggi, i comportamenti individuali diventa molto difficile renderli coerenti con quello che abbiamo in testa. A volte è proprio una norma che ci aiuta a mettere in pratica il nostro pensiero nobile. Quel pensiero nobile va aiutato. E quindi le norme, quindi dico, noi dobbiamo fare delle cose e far fare altre cose. In questo modo costruiamo una società migliore. Ultima questione, poi come dire, non ho altro da aggiungere. Non dobbiamo mai lasciarci trascinare dal pessimismo. È vero, sono tante cose che non vanno bene, ma godiamo di più dei risultati che otteniamo. Noi nel piccolo stiamo già avviando dei cambiamenti significativi. Sembrano dei piccoli, come dire, ma come è il colibrì che tende a spegnere l'incendio. Non ci dobbiamo spaventare, sono questi piccoli segnali che ci danno come dire, la prospettiva di quell'orizzonte di cui tu parlavi. Godiamo di più dei piccoli successi, saremo più efficaci. Sono concordo con quello che ha detto Nino. Adesso la parola a padre Buffon per rispondere alla domanda più filosofica che è stata fatta. Sì, io credo molto quello che dici tu. Sì, da una signora, no? Ma il fatto c'è già risposto. C'è un amico mio che lavora sul prenatale e io penso che per trasformare la società bisogna, perché il tipo quando nasce l'80% delle cose che farà dopo le ha già stabilite prima, quindi bisogna cominciare a parlare al bambino nel greco. E quindi secondo me il tempo del prenatale è assolutamente essenziale. E poi l'altro modo per recuperare il prenatale, una cosa che i francescani e i gesuiti facevano in America, è il teatro. Portare le persone in scena significa fargli trasformare i comportamenti in modo molto più veloce che non in altro modo. Io penso che se facessimo teatro sarebbe interessante. Il teatro però a livello urbanistico, cioè trasformare le città. E ringraziamo l'assessore Pinuccia Montanari del Comune di Roma per la sua partecipazione, viene da Pomezia, dal disastro ambientale che c'è stato, e quindi la accogliamo con un bel applauso. Prima di dare la parola, io vorrei però in questo momento sento il dovere di ricordare una persona che ci ha accompagnato nei primi passi del nostro movimento. Si chiamava Bruno Ricca, era un valdese, un valdese che ha organizzato l'8 per 1000 della Chiesa Valdese, che è un 8 per 1000 in cui nessun denaro raccolto va alla struttura, alla Chiesa, ma va a tutte le opere che vogliono realizzare. Bruno Ricca è stato amministratore delegato e direttore editoriale degli Editori Uniti appena ha lasciato la sua attività e ci ha incontrato nei primi momenti di questa sua nuova scelta professionale di vita fatta con estrema generosità. Ha con noi costruito una collana editoriale che si intitola Edizioni per la decrescita felice, ha pubblicato dei libri che sicuramente non avevano un successo di carattere commerciale, ma trasferivano delle idee che ci sembravano coerenti, importanti, far conoscere, e ci ha accompagnato con estrema discrezione per tutto il percorso e fino alla sua morte improvvisa. Io chiederei a tutti quanti, chi l'ha conosciuto e chi non l'ha conosciuto, di avere un pensiero riconoscente per una persona di questo genere. Grazie. Allora, la parola a uno dei figli di Bruno Ricca, che sta continuando con grande difficoltà le attività del papà con lo stesso spirito e con la stessa generosità.
innanzitutto voglio ringraziare questo momento che apprezziamo tantissimo. Mio padre era un grandissimo sostenitore del movimento della crescita felice sin dagli inizi proprio, e avrebbe apprezzato tantissimo questa giornata di condivisione, perché si ritrova assolutamente nel concetto che espresso prima Maurizio di comunità, quindi di scambiarsi proprio reciprocamente il tempo e i doni. Ogni libro è sempre stata un'iniziativa bellissima per il mio vissuto in famiglia, quindi partita da lui, ma poi ovviamente è stata condivisa da tutta quanta la nostra famiglia. Noi cerchiamo di continuare insomma la sua attività e speriamo di farlo insomma nei migliori modi, ecco. Grazie a tutti. Noi continueremo insomma ad andare avanti su questa strada, perché abbiamo sempre, sin dall'inizio, cercato di unire l'impegno concreto con la riflessione di carattere teorico. E questo sarà l'elemento che continueremo a portare avanti, perché non credo che sia produttiva una riflessione teorica che non abbia conseguenze per le pratiche, e credo che sia cieca un'attività pratica che non si inserisca all'interno del quadro teorico. Adesso diamo la parola all'assessore all'ecologia del Comune di Roma, Pio Montanari. Grazie a tutti, grazie a voi e grazie a Maurizio Pallante, che ho avuto l'opportunità di conoscere, con il quale diciamo abbiamo fatto un po' insieme il piano energetico del Comune di Reggio Emilia quando ero a Reggio, e devo dire che mi ha insegnato tantissimo con i suoi libri, ma soprattutto con la sua impostazione. E devo anche dire che nella mia esperienza genovese, e questo lo vorrei ricordare perché per merito poi di Luca Dall'Orto, che forse qualcuno di voi conosce, avevo avuto la pretesa di chiamarmi assessora alla decrescita, e credo che quando mi domandavano ma perché assessora alla decrescita, perché iniziavano lì le mie riflessioni che oggi stiamo cercando di portare avanti in una situazione così complessa come quella di Roma, e cioè quando ci avviciniamo alle tematiche ambientali, in particolare ai rifiuti, che noi non chiamiamo rifiuti ma che abbiamo voluto chiamare nel nostro piano materiali post consumo, il primo punto, che è anche il punto fondamentale che la Commissione Europea indica essenziale per affrontare queste tematiche, è quello della riduzione della produzione di rifiuti. Noi appunto abbiamo approvato il 30 di marzo un piano molto concreto al 2021 che ha sostanzialmente tre obiettivi. Il primo problema è ridurre la produzione di rifiuti. Oggi a Roma si producono 1.700.000 tonnellate di rifiuti all'anno. Noi ci siamo posti un obiettivo concreto, che è quello, attraverso una quindicina di azioni, tutte misurabili, di incominciare a ridurre la produzione di rifiuti, perché si producono troppi imballaggi, si producono troppi elementi che poi vanno a finire appunto in discariche ed inceneritori. Il nostro impegno è un impegno concreto, ma soprattutto vogliamo che sia un impegno misurabile. Quando nelle nostre azioni noi mettiamo di incominciare a utilizzare l'acqua del rubinetto, le acque di Roma, o quando diciamo che è necessario ridare vigore alla terra di fronte alla desertificazione che avanza, attraverso in particolare appunto gli strumenti fondamentali che sono il compostaggio domestico, il compostaggio di comunità, ecco, noi cerchiamo di inserire la nostra riflessione in un'ottica di economia circolare. D'altra parte, il secondo punto, dopo la riduzione delle indicazioni della Commissione Europea, riguardano la preparazione per il riutilizzo. Purtroppo invece nel territorio del Comune di Roma i rifiuti sono sempre stati gestiti in un'altra ottica, quella che parte dalla fine del processo. E allora noi, se partiamo dalla fine del processo, creiamo del valore perso, e invece noi vogliamo appunto che tutto quello che oggi va a finire nelle discariche, negli inceneritori, creando gravi problemi
per gli ecosistemi, per la salute, per l'ambiente, per i nostri mari. Noi vogliamo assolutamente invece che torni ad avere nuova vita. E quindi il nostro piano, dicevo, si articola su tre livelli. Il primo livello è appunto questo della riduzione della produzione dei rifiuti. Il nostro obiettivo è di ridurlo di 200.000 tonnellate. Tutto questo si potrà fare solo con il contributo dei cittadini, ma noi vorremmo anche essere valutati e misurati per i nostri obiettivi. I nostri obiettivi saranno calcolati, sarà calcolata la percentuale che ognuna delle azioni che metteremo in campo avrà e dovrà ottenere. Su questo ci misureremo. Il secondo punto del nostro piano approvato riguarda l'aumento della raccolta differenziata. A Roma è necessario andare in questa direzione. Quando vediamo appunto i cassonetti, ma soprattutto quando vediamo questi impianti di TMB, noi vediamo di tutto dentro a questi impianti. E anche questo è uno spreco anche energetico. Quando vediamo appunto che tutti questi materiali vengono sepolti in questi luoghi incredibili che sono le discariche. E allora il nostro impegno è aumentare la raccolta porta a porta, aumentare le isole ecologiche che da sole possono contribuire per il 50% alla raccolta differenziata. Ancora realizzare azioni specifiche, cioè una capacità che la pubblica amministrazione deve avere di intercettare i rifiuti. In primo luogo prima che diventino rifiuti attraverso le fabbriche del riciclo, attraverso i centri del riciclo creativo, quindi prima che il rifiuto diventi rifiuto. Noi abbiamo nel nostro programma la realizzazione almeno di un CRIC, che abbiamo chiamato così, cioè di un centro per il riciclo in ogni municipio di Roma. Oltre a questo intendiamo sviluppare le filiere, cioè intercettare i rifiuti lì dove si producono. Esempio, partire da carta e cartone. Spesso le nostre strade, anche venendo in qua, nonostante diciamo sì, cassonetti non siano strabordanti e pieni, però spesso ci sono i cartoni, tra l'altro neppure piegati, ma messi, come i cittadini romani sanno benissimo, appoggiati, spesso buttati. Ecco, allora il nostro impegno, abbiamo già fatto un accordo con il Comieco per raccogliere e valorizzare tutta questa filiera. Non solo, ci sono i RAE. Io personalmente sono preoccupatissima per i rifiuti elettrici e elettronici. Voi sapete che su 12 kg di rifiuti abitante anno che vengono prodotti, in Italia se ne intercettano soltanto 4,5. Gli altri dove vanno a finire? Vanno a finire nel mercato dell'illegalità. Un giornalista della BBC è andato in Africa in una delle terribili discariche del Ghana e dove i bambini bruciano i rifiuti, soprattutto i RAE, elettrici e elettronici, per estrarre i metalli preziosi, oro e argento. Tutto questo crea dei danni gravissimi alla salute di questi bambini ultimi abbandonati. E se noi andiamo a vedere, come ha fatto quel giornalista della BBC, da dove vengono questi rifiuti, noi vediamo che vengono dalle università italiane, addirittura dall'Agenzia per l'Ambiente americana, dai comuni dell'Europa. E questo giornalista allora è andato a chiedere a queste amministrazioni: ma scusate, come mai questi rifiuti sono finiti in Africa? E come mai sono finiti in quella terribile discarica dove sicuramente quei bambini avranno delle malattie conseguenti assolutamente inevitabili? Sono venuti da una incapacità, questa nel nostro paese, di intercettare, come dicevo, su 12 kg abitante anno soltanto 4,5 kg. Allora questo è il nostro impegno, di creare delle filiere dove noi seriamente, correttamente interessati al bene comune della città, al bene comune soprattutto appunto anche dei più deboli, dobbiamo cominciare a ragionare per intercettare tutte queste filiere di rifiuti. Penso agli ingombranti. I materassi possono servire tranquillamente per fare materiale fonoassorbente, per materiale isolante, per l'edilizia. E allora perché le nostre strade devono essere piene di questi materassi abbandonati che poi vanno a finire nelle discariche o addirittura vengono bruciati negli inceneritori?
Il modello dell'economia lineare deve essere assolutamente superato perché è un modello che crea valore perso in termini di miliardi, anche da questo punto di vista. E occorre passare da un modello di economia lineare a un modello di economia circolare. È quello che noi cerchiamo di fare molto concretamente con il nostro piano dell'amministrazione comunale di Roma. Dicevo, intercettiamo tutte queste filiere, cerchiamo di realizzare le domus ecologiche, le isole ecologiche, cerchiamo di fare progetti per le scuole, in questo consiste il nostro piano. Inoltre, questo è il terzo punto del piano, abbiamo l'intenzione di realizzare 3 impianti per il recupero dell'organico, 3 impianti aerobici che ci consentiranno di trattare almeno 200.000 tonnellate di rifiuti. In questo senso credo che la ragione anche culturale di questo cambio di stili di vita di ognuno di noi, ma di stili di vita e di stili anche politici nell'amministrare sia essenziale. Occorre intraprendere quello che Alexander Langer diceva, cioè passare appunto ad una conversione ecologica della società, dell'economia e della cultura. È una conversione ecologica che deve essere tradotta in atti amministrativi, una conversione ecologica che deve essere tradotta in azioni concrete poi di ognuno di noi. E sicuramente, sempre come diceva Langer, se la società sostenibile non sarà socialmente desiderabile, non esisterà. E quindi la grande scommessa che noi ci siamo posti come amministrazione di Roma è di dare una risposta finalmente a lungo termine a questo grave problema. I rifiuti di Roma sono sempre finiti e anche i miliardi dei cittadini romani sono finiti in un'unica discarica che ha causato tanti problemi all'ambiente. Oggi occorre invertire la rotta. Io sono molto felice di essere qui, proprio perché qui si celebra un modello culturale che a mio avviso dovrebbe diventare essenziale nelle città, essenziale nelle prassi e nella pratica politica, ma essenziale anche nella nostra capacità concreta di amministrare. È una sfida difficilissima, una sfida tanto più difficile in un territorio come questo. Il dipartimento di cui io ora mi occupo è stato praticamente azzerato e tutti arrestati per mafia capitale, e quindi noi lavoriamo in un contesto dove anche il tema della legalità è un tema serissimo. A fronte di questo, la grande sfida che oggi noi ci accingiamo a compiere è quella davvero di dare una svolta a una città che è anche territorio della conoscenza, territorio di grandi esperienze culturali. Non voglio proseguire oltre. Voglio solo ricordare che, a mio avviso, è molto importante sviluppare, come diceva Lander, una buona politica per riparare il mondo. Una buona politica che dovrà anche, sul tema energetico, porsi altrettante riflessioni. Noi lo faremo anche con il PAESC, cioè con il Piano per l'Energia Sostenibile, un piano che noi abbiamo voluto anche modificare chiamandolo appunto Piano per l'Energia Sostenibile e per il Clima, perché la terra che oggi abitiamo deve essere davvero garantita alle future generazioni. Non è uno slogan, ma è un forte impegno morale, culturale, civile e sociale. Ma certamente, come dicevo prima, adesso vengo dal terzo principio, è solo attraverso il protagonismo dei cittadini che questi cambiamenti possano avvenire. Le pubbliche amministrazioni devono mettere i cittadini nelle condizioni di effettuare tutto questo. Ed è mio grande conforto anche sapere che un'enciclica come la Laudato Si oggi ripropone questa chiave di lettura così importante. Questo è anche motivo per noi di grande confronto e di grande riflessione. Queste erano un po' le riflessioni che volevo proporvi. Grazie. Grazie tantissimo all'assessore Montanari, perché credo che abbia toccato anche un po' il cuore di questa manifestazione, ovvero riflettere ma anche dare voce a tante buone pratiche
esistenti, non a caso continueremo proprio su questa onda il prossimo intervento, e proprio parlando di buone pratiche vorrei che Andrea Ferrante, il presidente del Consorzio CAE, venisse e ci facesse un saluto, perché la città dell'altra economia, pur tra tante difficoltà, è però l'esempio proprio di queste buone pratiche, perché è nata nel 2009 a seguito di una legge regionale che voleva promuovere e far attecchire sul territorio proprio l'altra economia, e credo che ci stia riuscendo con molta fatica, e questo veramente ammirevole, nonostante insidie, ma ce la fanno. E vi ringrazio a nome del Circolo, a nome del Movimento, perché voi ci avete ospitato a titolo totalmente gratuito per questi 2 giorni, e quindi per noi è un motivo di grande riconoscenza. E noi siamo ospiti della CAE ormai da 2 anni, siamo ospiti sempre gratuiti della CAE da 2 anni, e abbiamo ormai un rapporto di amicizia, di affetto, di stima, e per cui ci tengo che tu faccia un ringraziamento e racconti anche questo progetto che trovo che debba avere ancora maggior visibilità, perché è veramente un baluardo per la nostra città. Grazie. Grazie a voi, non vi ruberò molto tempo. La città e l'altra economia ormai un po' si conosce in questa città, per fortuna, è un luogo dove appunto la partecipazione e l'affermazione dei diritti è riconosciuta dai cittadini romani. Io ricordo solo gli ultimi 4 settimane abbiamo fatto il Festival del Baratto, abbiamo fatto un'iniziativa su Pizza Immigrante, oggi non ospitiamo, perché appunto qui la Decrescita Felice ha la sua sede, il Circolo di Roma ha la sua sede, il suo quotidiano sta qua dentro, quindi questo è il nostro modo di vivere. Il fine settimana prossimo parleremo di come intendere il turismo in una maniera diversa, il turismo responsabile. Questo è il nostro modo di essere, e il nostro modo di essere è essere un luogo pubblico, perché ricordiamo a tutti che questo appartiene a Roma Capitale, ma un luogo pubblico gestito dal privato sociale che lo dà e lo mette bene in gestione per tutta la città, non soltanto la città, questo è un posto anche molto apprezzato a livello internazionale. Dobbiamo trovare il modo di dare questo un esempio su come l'incredibile patrimonio pubblico di questa città può essere un'occasione straordinaria per cambiare questa città. E, sentendo prima la questione dei rifiuti, per noi è sempre una sfida far entrare ciascuno dei cittadini che entra qua dentro e fargli riflettere su che cos'è la differenziale e come comportarsi qua dentro. Se voi andate in giro, noi abbiamo tentato di tappezzare la città di questo, perché poi dopo i comportamenti individuali sono fondamentali, ma poi dobbiamo organizzarci, e su questo siamo perfettamente d'accordo, perché dobbiamo influenzare la politica, dobbiamo essere noi tutti insieme soggetti che cambiano, siamo soggetti di cambiamento sociale. La città e l'altra economia in questi anni ha tentato in tutti i modi possibili di mantenere questo profilo, e non è facile in un rapporto non facilissimo con un'amministrazione che è cambiata tante volte, che ha avuto tanti problemi, e noi siamo sicuri che andrà sempre meglio, e noi questo lo auspichiamo, anche perché appunto, ripeto, questi spazi pubblici devono rimanere pubblici, devono essere l'occasione per tutti noi per trovare nuove forme di partecipazione e soprattutto per affermare il nostro diritto. A noi piace dire sempre che questo è un luogo dove si costruisce il diritto al futuro. Il diritto al futuro è quello che abbiamo sentito oggi. Avere il rispetto dell'ambiente, rispettare il diritto del ciclo dell'acqua, rispettare l'ambiente e rispettare tutti i diritti fondamentali dell'uomo. Questa è la città dell'altra economia, e spero che voi la possiate vivere nel migliore dei modi e soprattutto insieme lavorare per farla diventare sempre più bella. Grazie. Grazie Andrea. Ringrazio ancora nuovamente i nostri grandissimi ospiti, credo che ci abbiano dato degli ottimi spunti di riflessione e anche nell'ultimo intervento idee concrete e prospettive concrete, perché si parla proprio di cose tangibili e già in atto. E proprio per questo quindi ringrazio ancora Maurizio Pallante, il fondatore del Movimento per la Decrescita Felice, ringrazio anche il presidente di Slow Food, Buffon, il professor Buffon, e vi invito comunque a rimanere, perché proseguiremo riflettendo proprio sul concetto di ciclo di vita di materiale, un po' quello che Pinuccio Montanari
che aveva adesso anche descritto nel suo intervento. Quindi che cosa vuol dire economia circolare in un mondo nel quale negli ultimi 50 anni invece si è pensato che fosse una linea retta e dritta, invece riscoprire il concetto di circolarità della materia.